Unsere Runde, ich hoffe, wir haben Sie gut informiert. Gibt es denn Fragen? Bitte schön. Guido Ambrosini. Hier ist ein. Könnte es auch rumgehen, glaube ich. Guten Abend. Ich arbeite hier als Korrespondent für eine italienische Tageszeitung. Ich stelle eine Frage auf Deutsch, aber dann werde ich selber übersetzen. Die finanzielle Dimension der Schattenwirtschaft übersteigt die Dimension der kriminellen Wirtschaft. Sie haben uns gesagt, dass die Schätzungen über den Umsatz der organisierten Kriminalität sehr unsicher sind. Ich kann keine genauen Zahlen, verständlich. Aber sicher, es ist nur ein Teil der italienischen Schattenwirtschaft. Und einen kleinen Teil der enormen Steuerhinterziehung in Italien. Eine begründete Schätzung, die Ende voriges Jahres veröffentlicht worden ist, sagt, dass in Italien 54,5% des theoretisch steuerpflichtiges Einkommen dem Steuer unterzogen wird. C'è una domanda. Warum sage ich das? Weil wenn gelegentlich die deutschen Medien in letzter Zeit über Italien reden, weil Italien wird nicht mehr ernst genommen in der deutschen Öffentlichkeit, zwischen Bunga Bunga, Berlusconi und so weiter, haben wir kaum mehr Platz in den politischen Berichterstattungen. Aber Italien wird in der Reihe der BRICS-Länder doch erwähnt. Und BRICS bitte mit zwei I, weil die gefährdeten Staaten in Europa sind nicht nur Portugal, Irland, Spanien und Griechenland, sondern auch Italien gehört dazu. Es gibt zwei I-Länder, die gefährdet sind. Also, das Thema für die deutschen Medien im Moment ist, ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist oder vielleicht ein Vorteil, nicht die kriminelle, die organisierte Kriminalität, sondern die Gefahr der Destabilisierung der Finanzwesen in Italien. Und aus der rechten konservativen Ecke vom Finanzminister Scholz und so weiter kommt ständig der Druck, weitere Schritte der Stabilisierung der italienischen Wirtschaft. Ich glaube, dass diese Situation, und das könnte auch das Budget Italien regeln, wenn wir diesen riesigen Schattenwirtschaft austauschen könnten. Nur mit einem scharfen Angriff an dem Steuergeheimnis zu lösen ist. Das kann man nicht auf, nur auf italienische Ebene gemacht werden, das kann nur auf europäische Ebene gemacht werden und er braucht Regeln für die Austrocknung der Steuerparadiesen. Und ich glaube, das wäre der dritte Weg, in der Kampf gegen die Mafia und gegen die 'Ndrangheta, weil natürlich selbstverständlich, wenn wir die Konten in den Banken von Reggio Calabria ausforschen können und feststellen können, wo das Geld liegt, da werden wir auch den Kampf gegen die 'Ndrangheta gewonnen haben. Dankeschön. Vielen Dank, Guido Ambrosino. Ich glaube, das ist eine Frage, was die Möglichkeit angeht, illegal erwirtschaftetes Geld aufzuspüren. Die Frage bezog sich auf das Bankengeheimnis. Auf das Bankengeheimnis. Also das Segreto bancario. Da wäre ich jetzt schon drauf gekommen. Si può
intaccare. Ecco la domanda. E lei crede che si possa vincere la mafia finché non si intacca il segreto? Mafia e evasione fiscale. Ok, che questa io leggo le due cose. La risposta sta nella domanda, no? È chiaro che la sua è una domanda, come dire, suggestiva, che contiene già la risposta, nel senso che è ovvio che la ricostruzione dei patrimoni e dei movimenti finanziari, economico, patrimoniali all'interno e delle organizzazioni mafiose è una parte essenziale, importantissima per fare quell'attività di cui parlavo prima, cioè per incidere anche sulla struttura organizzativa delle mafie. Una mafia che è meno ricca ovviamente ha meno possibilità, meno potenzialità da offrire e quindi ovviamente è più facilmente contrastabile. Il problema dell'evasione fiscale è un problema che riguarda le organizzazioni mafiose soltanto, diciamo, indirettamente o mediatamente, nel senso che le organizzazioni mafiose non hanno, cioè i boss mafiosi sono ufficialmente poveri, nullatenenti, ma non perché, come dire, evadono il fisco, non perché hanno un patrimonio di cui sono titolari e che non dichiarano il 30 maggio, il 30 giugno quando si fa la dichiarazione dei redditi, e che i soldi che loro, di cui sono proprietari non sono intestati a loro, sono intestati ad altri, si trovano altrove. Il vero problema nella ricostruzione dei patrimoni mafiosi, i patrimoni mafiosi non sono nelle banche di Reggio Calabria, perché l'Andrangheta non investe a Reggio Calabria le sue ricchezze. Quindi nelle banche tedesche. Com'è? Le banche tedesche, insomma. Sì. I boss di Reggio, quando muovono il loro denaro e lo investono, nel nord Italia, lo investono nel cuore dell'Europa, si servono, per fare gli investimenti, di soggetti che hanno, come dire, la faccia pulita. Non soltanto, cioè, soggetti che non hanno subito condanne, ma sono soggetti, come per esempio molti imprenditori, che sono in grado, per la loro storia, per l'attività che svolgono, di giustificare i soldi che muovono, o almeno di giustificarli apparentemente. Sono soggetti che nel posto dove vanno, dove investono, non destano una situazione di sospetto e di allarme, perché se viene un imprenditore in un posto dell'Europa e compra delle aree edificabili, realizza immobili e di professione fa il costruttore, gli operatori economici di quel posto, le autorità dello Stato di quel posto, non hanno motivo di sospettare, hanno motivo di sospettare se sono a conoscenza e sono in grado di ricostruire la trafila di relazioni, di rapporti che sta dietro a quel soggetto. Ma questo le autorità estere, al nord, manco al nord dell'Italia, sono in grado, in condizioni di poterlo fare, senza quello che prima diceva Renato Cortese, cioè il rapporto di collaborazione con chi a Reggio Calabria, per capirci, fa le indagini sull'anello originario della catena che consente l'investimento. Non solo, ma l'imprenditore prestanome o socio di fatto, socio occulto, che investe il denaro di una cosca, di un gruppo mafioso, e lo fa per esempio, non so, in Germania, lo fa in Spagna, in un'attività legale, sta bene attento e paga le tasse.
le paga tutte, è attentissimo a rispettare le regole, proprio perché non deve destare alcun sospetto su quello che sta facendo. Allora, come si combatte questa roba qui? Cioè, come si contrasta questa cosa? Questa cosa non si può contrastare se lo Stato del luogo dove viene effettuato l'investimento e l'apparato dello Stato del luogo da cui partono i soldi sporchi non si parlano tra di loro. Se le autorità non si parlano tra di loro, non si scambiano le informazioni, non agiscono di concetto, non si può vincere questa battaglia, perché chi investe è una persona diversa da chi ha accumulato la ricchezza mafiosa. E allora il problema è ricongiungere chi ha accumulato la ricchezza e il potere mafioso con la persona che investe. Questo si può fare, noi lo stiamo cercando di fare, sia pure in mezzo a tante difficoltà, attraverso instaurando dei rapporti di collaborazione stabile tra forze di polizia dei diversi posti e autorità giudiziarie dei diversi posti. All'interno di questa collaborazione, ovviamente collaborazione significa aprire i cassetti, no? Quello che diceva prima la persona che ha fatto la domanda. Significa poi non opporre il segreto bancario. Per tanti anni noi abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto collaborazione ad alcuni stati, dico, non si offende nessuno se citiamo la Svizzera o il Principato di Monaco, per dirne una, e per anni noi ci siamo sentiti opporre il segreto, non abbiamo avuto collaborazione. Io vi faccio un esempio concreto di cui sono stato protagonista, diretto. Bene, negli anni, a metà degli anni 80, a Palermo, Giovanni Falcone aveva intuito, aveva scoperto che molti dei soldi di Vito Ciancimino, che era un uomo politico legato ai boss corleonesi, bene, molti di questi soldi erano finiti in Svizzera. E Giovanni Falcone si era rivolto agli svizzeri per cercare di ottenere delle informazioni su alcuni conti dove forse, molto probabilmente, quei soldi erano defluiti. Ma a metà degli anni 80 quelle informazioni non le aveva ottenute. Nel 2004-2005, cioè quasi 20 anni dopo, noi, io ero a Palermo, abbiamo, come dire, ripercorso partendo da un altro... da un'altra esigenza, da un'altra attività istruttoria, evidentemente abbiamo ripercorso quella stessa via, quegli stessi canali, e questa volta noi abbiamo ottenuto la collaborazione dell'autorità giudiziaria e dell'autorità bancaria svizzera, abbiamo ottenuto la collaborazione dell'autorità giudiziaria e dell'autorità bancaria olandese e di quella spagnola. Risultato finale: noi abbiamo sequestrato, questa volta al figlio di Vito Ciancimino e altri soggetti a lui legati, un patrimonio di 60 milioni di euro. Questo serve questo grande rapporto di collaborazione. Cioè, noi non possiamo affrontare una dimensione criminale che è una dimensione di tipo globalizzata, di tipo internazionale, ma non perché lo è, diciamo, per una sorta di vocazione ideologica, ma perché lo è di fatto, perché lo è praticamente, perché lo è per scelta proprio economica, di convenienza. Noi dobbiamo adeguare gli strumenti di contrasto. A volte le banche non sono neanche il punto principale di trasferimento dei soldi. Voi sapete che oggi si possono trasferire soldi e molti lo utilizzano attraverso i meccanismi di money transfer
che non passano per il sistema bancario. Cioè, quindi noi dobbiamo avere, come dire, dobbiamo comprendere, avere presente qual è la realtà economica per studiare quegli strumenti che ci consentono di incidere con efficacia attraverso la collaborazione nazionale e internazionale. Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht sammeln wir auch noch zweite Fragen, wenn es die gibt. So, oder also meine Hand zittert nicht vor Angst. Die Beschreibungen, die sehr kompetent sind von Strukturen, führen nicht zu auflösenden soziologischen Implikationen oder Interpretationen. Insofern habe ich jetzt hier gar nichts Neues gehört, aber diese Leute sind zart und sensibel, was ich an sich schon sehr angenehm finde. Ansonsten werden wir das dann mit der Taz selbst aushandeln müssen.